Allora, cominciamo con vedere un attimino le cose che si possono importare pronte. Cioè, ovviamente tutte queste cose sono state fatte da qualcuno, no? Comunque, chi non è esperto e ha voglia di smanettare un po' con Photoshop può anche usufruire del gran numero di materiale che la rete offre gratuitamente anche, anzi, la maggior parte gratuitamente. Dopo ci sono anche quelli pagati, insomma. Ma insomma, prima facciamo una distinzione. Questa non vuole essere una lezione su Photoshop, per carità. Cioè, mi conoscete già, sapete che non ho di questi desideri di essere professore di nulla. Comunque, è solo per indicarvi una piccola scoperta che ho fatto, che dopo anni che usavo Photoshop sapevo che c'erano la parte di vettori dietro, ma non l'avevo mai presa in mano per non aver necessitato, nemmeno voluto o avuto tempo, insomma, cioè non è un programma che mi avevo tempo di starci sopra. Facevo le mie cosette, come da qualche video si capisce. Ma niente di che. Dopodiché, lavorando sempre con quei soliti programmi, ti abitui a creare tutto dentro quei programmi e un po' ti chiudi. Comunque, dai, tornando. Photoshop ha una serie di elementi, di grafismi, che so io, vogliamo chiamare, di elementi grafici e di situazioni di configurazione come stili. Pennelli, no? Allora, cioè, mi sono fermato in questo sito qui che oggi è la stessa, è la prima volta che lo vedo, ma tanto per farvi capire che ci sono non solo i pennelli, e dopo i termini in italiano non li so perché il mio Photoshop è in inglese, cioè, devo installare il CS6 adesso, vediamo un po' se lo installo in italiano, ma insomma, cioè, il materiale è tutto in inglese. Mi sto assorbendo un po' di tutorials tipo questo qui su Photoshop in inglese, allora cioè, lavoro con in inglese, no? No, non è la Photoshop Brushes, ma sì, un'altra cosa, un altro, vediamo un po'. Aspetta che vado a prenderlo, siamo qui. Sono corsi di un sito che dà. Cerca. Ecco, linda.com che vende bellissimi tutorial su tutto, ZBrush, Illustrator, insomma, chi ne vuole, chi ne ha di più ne metta, come si dice, sapete che anche il mio italiano è orribile. Ma comunque, questo qui è uno di loro. Shape Layers, molto buono, ma perché concentra le lezioni su proprio la creazione delle figure, come poi quei shape, non so come si chiama in italiano, dei tracciati, no, non sono tracciati, ma insomma, cioè, tracciati, dai. È molto buono, allora consiglio. Andate lì, fate un abbonamento, andate a vederlo che è molto buono. Vabbè, torniamo al nostro sito. Allora, visionando, per la verità, ho cominciato a visionare i tutorials di Illustrator perché mi è piaciuto. E anche con quello ho avuto fortuna di vedere un video di un tipo che prendeva il pennello e parlava delle cose spiegandole. Che mi è venuto facile capire la procedura, il sistema con cui il programma lavorava. Allora, su quello lì, ho cominciato a studiare Illustrator e seguendo il flusso di questi siti di tutorials, ho scoperto alcuni altri, anche su Photoshop, interessantissimi perché mi aprivano un po' lo sguardo alle funzioni e
possibilità che questi programmi offrono già da tanti anni e io non lo conoscevo. Ripeto, non sono un grafico. Comunque, per dirgli una, la presentazione del sito, la fotografia, no? Cioè, il sito tutto poteva aver giovato, le mie cose che farò futuramente gioveranno senz'altro di queste nuove conoscenze, chiamiamole così, si possono dire che ho imparato qualcosa. Dentro Photoshop possiamo avere dei pennelli, no? Come sapete, dentro Photoshop possiamo andare su pennelli e qui adesso era selezionato uno che avevo visto, no? Avevo visto una serie di pennelli, faccio un esempio qui così a caso, senza grandi. Vedi? Sono dei pennelli che tu puoi usarli, dipendendo dal colore che stai utilizzando, insomma, puoi, no? Creare delle cose. Questo pennello, vediamo un po' se ha i suoi settaggi. Possiamo anche togliere, no, questo è il diametro togliere gli effetti che gli sono stati applicati, come muoversi in curva, la ripetizione, l'angolo di ripetizione. Vedi, tutti questi spunti qui in brush, in pennelli, sono spunti di effetti applicati a questo pennello qui. Volendo usarlo singolarmente, cioè, posso ad esempio venire qui, togliere tutto se voglio, no? E mi rimane solo il pennello singolo senza altra aggiunta e posso usarlo ad esempio per fare creare un vettore attorno, no? Ok? Allora qua. Togliamo questa spunta qui e prendiamo il colore bianco e coloriamo tutto questo. Ah, adesso non si colora tutto perché abbiamo un mucchio di roba qui. Il pennello va al 100%. Sì, è tutto normale qui, vabbè, qua non so come. Ghiaccio nella mia. Sì. Meno 2, vabbè, va freddo. Allora, proviamo a parlare dei pennelli. Fatto un rumorino che non avevo sentito ancora. Vabbè, facciamo finta che abbiamo colorato tutto. Ok. Potevamo anche aver cominciato un'altra volta il modello. E togliamo questi qui. I pennelli di per sé non sono vettori. Sì, quello che ho in mano adesso è un vettore, no? È un shape, o cioè, non so, in italiano adesso, come ho detto, le traduzioni delle parole in italiano, no, cioè, non me ne vogliate, non le so. So che i paths, o path, come volete pronunciarli, sono tracciati, ma perché l'ho appena visto uno dentro un video parlando, ma questi qui non ho visto nessuno parlando, non posso spiegarvi cos'è, e non vado a installare una versione in italiano solo per spiegare questo, cosa significa. Attorno a questo pennello è un vettore, ok? C'è una forma, una linea vettoriale, che infatti possiamo aumentarla o diminuire d'accordo con la necessità, quindi vettoriale. E rimani con la stessa risoluzione, no? Anche se andiamo a 1 milione di pixel, ok? Capite che subito che è vettoriale. Ma non è il vettore di cui parlavo coi pennelli no, ancora no, aspetta che togliamo il colore prima, no? Coi pennelli ancora no, facciamo 3 o 4 qui, così facciamo una cosa simmetrica, solo per, tanto per giocare. Ok? Anzi, la cosa simmetrica non mi va perché dopo devo spuntare, no, ma non ci sono tanti posti da spuntare, vabbè, lasciamolo così. Dicevo che dai pennelli non si fa nulla. Sì, lo faremo, ma dico, non come si potevano fare con le shapes, le for, come si chiamano shapes in Photoshop.
Dio mio, vediamo se facciamo qualcosa qui. Allora, mettiamo qui. Shapes. Google si è impantanato con la mia domanda. Immagini, creating shapes in Photoshop. Leone manuale, creare shape con Photoshop. Lo shape, sì, si dice shape anche in italiano, no? Lo shape, mascolino, è lo shape, vabbè, la chiamerò shape. Basic shape, questo in inglese, beh. Ok, vai, c'è uno che lo chiama lo shape. Che sono le forme, no? Vedi qua, immagini relative a shapes. Torniamo nel nostro primo, nel sito, che abbiamo delle pennelli. Questa è la ricerca che ho fatto. Eh? Apriamo pennelli, una finestra. Dopo ci sono dei patterns, dei motivi che possiamo usare per dare uno sfondo. Cioè, sarebbero fotografie con qualche, no? Dopo ci sono gli stili che ci servono per riempire i shapes, che sono le forme, anche il pennello dopo diventerà un shape. I gradients, che anche questi li possiamo usare per riempire le forme. Gli stili sono gli stili di livello, ma anche in shape sono usati. Dopo ci sono gli shapes propriamente detti, che sono le forme, no? Alcune colorate, alcune con sfumature, quelle già non ci servono per trasformarli in vettori. E dopo actions, non ho nemmeno guardato cos'è, li apriamo. Bene, pennelli. Tutti questi qui sono ornamenti, cose varie, non so, bah, andiamo avanti solo per andare. Do un'altra pagina, farvi capire cosa sono. Vedi, queste sono fiori e farfalle stilizzate. Un'altra pagina di pennelli, solo per scaricarla un po' più velocemente quando sono andato da lì. Ecco, vedi. Sono questi pennelli disegnati, di figure, insomma, quello sì, va, se si va in Google e si cerca un motivo qualsiasi di cui si ha bisogno o voglia di trovare un pennello o un shape, e se lo trova, si possono trasformare in vettori. Vedo anche queste cose qui sono carine, insomma, c'è un po' di tutto, natalizi e così via. Beh, uno deve fare le sue ricerche. Dopo ci sono i patterns. Pattern sono motivi già pronti, no? Già lavorati, di cui si usa l'immagine, no? JPEG, bitmap, quelle cose lì. Dopo gli stili sono stili per applicare alle maschere di livello, no? Quando abbiamo diversi livelli, in Photoshop si possono applicare. Infatti, quando siamo dentro un lavoro in Photoshop e applichiamo un shape, prendiamo una farfalla qualsiasi qui, vai. Oh, sì, prendiamo una farfalla. Vedi che qua ho un po' di farfalle, ho un po' di figure natalizie, tanti fiocchi di neve, che qualcuno voleva i fiocchi di neve, è per quello che ho voluto fare quel topic, aprire la discussione proprio per quello. Adesso per togliermi questo qui davanti, clicco su uno spazio e mi rimane offline. Ah sì, adesso ho la croce con il più, perché ho il livello bloccato. Sblocchiamolo. Ok. E anzi, facciamo anche un nuovo livello. Qua sotto posso aprire un nuovo livello. Sì, apriamo un nuovo livello. Vai, togliamo la visibilità a questo qui. Riempiamo questo qui di bianco. Inverto la colorazione, no? Dei colori bianco di sfondo, quello dei pennelli, diciamo così, e prendo un po' il secchiello, riempio questo qui di bianco. E adesso torno nel shape. Shape sono diverse cose che si possono fare, qui è un po' incasinato per spiegarvi tutto. Anche la penna, il strumento penna, ti crea un vettore che si può usare, come si usano i vettori, tutto carino, ma è complicato a spiegarvi, allora mi concentrerò
e in quello che mi sono proposto di farvi vedere cosa sono questi shapes e vettori che si possono fare. Ok, adesso siamo qui, okay. E anche qui l'ho addizionato, no? Questo vettore, chiamiamolo così, che ha una maschera in realtà. E qua posso addizionare, posso sottrarre. Adesso, ad esempio, se vengo con un altro, vediamo un po' cosa ho combinato qui. Ho questo shape qui. Per esportarlo come vettore, devo applicarlo a questo mio lavoro. E per applicarlo, se non mi sbaglio, devo creare, vedi, c'è un patch, un tracciato, che sono proprio queste linee qui, okay? Di cui tracciato, patch vuol dire tracciato in italiano, troverete, no? Qua sono livelli, canali e tracciati. Ma questo qui, stando attivo, ma ancora non attuando come una maschera di livello o una maschera di vettore, una volta messo qui si crea un file temporaneo, diciamo così, che sarebbero questi tracciati qui, che sta là e ci aspetta che lo prendiamo, lo utilizziamo. Infatti l'abbiamo messo la farfalla qui per fare qualcosa, no? E da quel livello lì veniamo nel menu dei livelli. Per dire ai menu dei livelli, mostrami tutte le opzioni e adesso mi fai una maschera di vettori dal tracciato che è attivo. E lui mi ha fatto una maschera di vettori. Ok? Adesso torno qui, c'ho una maschera di vettori. Adesso, se vado in salva come e lo salvo in PDF. Non trovo più il PDF. Perché no? Mia moglie ride. A quest'ora uno sta non trovo più il PDF. Cosa fa? Ah sì, perché magari ho fatto salva. Sì, salva come? Perché è proprio qui. Non era PDF, devo cercare Photoshop PDF. Ah, comunque, vabbè. Ecco, PDF, no. E vado a salvarlo. Salviamolo, 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 dove metto tutte le cose di uso diario, generalistico, no? E lo chiamiamo. Perché è andato a finire qui? L'avevo spento e acceso un'altra volta il non è con i grandi, ma sì, con dettagli com'era. Voglio una costante per nome, qui. E qua dentro sì, lo voglio con prima dettagli, data. Con l'icona grande, adesso mi trovo tutti i file organizzati. Vediamo un po' quanto tempo ci mette per organizzarli. No, non si è organizzato come volevo. Vabbè, ma comunque salviamolo con 12, vai, perché ho fatto una decina di prove prima, per capire come funzionava. Salviamolo, ok? 12. Salvo. Come PDF. Vengo su il mio programma. Qua sì, adesso si riaggiusta tutto perché ogni tanto devo cambiare la cartella. Sono migliaia di fotografie. Aspettiamo un attimino che si rinfresca. Ah, perché adesso ho il programma che sta registrando, allora mi si impampana il computer. Apriamo.
prendo quel vettore lì, ecco qua, visto? Adesso lo selezioniamo e ingrandiamo. Ecco qua, vettore, bello a posto dentro, questo direttamente dai shapes, ok? Da una shape, di uno shape, come volete chiamarlo. Vabbè, questa è una cosa, i shape è facilino. E basta fare una maschera, lui si attiva come contorno, ok? Allora, invece, torniamo ai pennelli. Invece i pennelli sono immagini raster che devono essere trasformate, perché non solo i shapes possiamo esportarli e importarli qua dentro, ad esempio, cioè, come con i pennelli, no? Facciamo esempio dei pennelli, no? Facciamo esempio dei shapes che è uguale ai pennelli, dato che torniamo nei pennelli se ci ricordiamo, se no è uguale. Vedete, nei pennelli, aprendo gli shapes, scusate, nei shapes, aprendo il menu qui, abbiamo i tipi di tratto che vogliamo. Qui, se vogliamo riempire, quando prendiamo l'istrumento penna, se selezioniamo l'istrumento penna e questo strumento penna ci farà una serie di vettori. Questi possono essere utilizzati come forma. Vedi, automaticamente si crea un livello, quasi come quando scriviamo un testo, no? Una maschera di livello con questo shape qui, che lo selezioniamo con questa icona qui. Questa, essendo già una maschera, si esporta adesso un PDF da questo, mi esporterà questo vettore, lo potrei aver disegnato attorno a una figura che volevo tagliare, o una zona dove volevo sfumare, insomma, cioè, sono mille utilità. Ma torniamo al... Dopo posso prendere diversi e organizzarli come vettori proprio. Peccato che qua adesso non 5 ore, come infatti sono già, non ho detto nulla. Torniamo ai nostri. Tolgo questo vettorino, venite indietro nella storia, okay. O contro Z. New shape layer, visibilità sì, no, il shape layer è che non si. Comunque questo qui possiamo, ecco, cliccando si diseleziona, perché se rimane selezionato è attiva la sagoma della farfalla. Adesso abbiamo solo colori qui, cioè quei colori dobbiamo prima, e non è successo nulla, non è successo quello che voglio. Diciamo che eliminiamo questo qui. Torniamo con la macchetta magica. Ecco qua. Adesso mi seleziono i colori, che è quello che voglio, no? Mi seleziono il tasto Shift. Ok? E adesso vado a selezionare gli spazi interni anche, no? Perché tanto qui siamo su colori. Dobbiamo per forza fare questo. Ovviamente tutto questo qui alla fine risulterà utile, ma su forme semplici, magari belle, ben elaborate, come può essere la farfalla o altri tipi di fogliami o forme organiche, artistiche, volute, là, là, ma sempre con il contorno, è quello che esportiamo, il contorno, questi sfumati qui che vedete dentro la piantina non possiamo trasformarli in vettori. Dentro un programma vettoriale, sì, Illustrator, Corel, Inkscape, lo stesso Photoshop, possiamo gestire le sfumature e applicarle ai risultati, ai lavori grafici, ma come elemento grafico digitale, per esportarlo, non possiamo fare solo il vettore. La linea di contorno, no? La maschera, per dirla tutta.
Ok, allora ho una selezione, solo che adesso io voglio selezionare. Ho selezionato tutto fuori da questi rametti, queste foglie. Adesso inverto la selezione per selezionare solo le foglie. Una volta che ho la selezione delle foglie, vado su Pet, su Tracciato e dico: creami un tracciato. Ok, lui mi ha creato un tracciato dalla selezione che avevo qui. Bene. Torniamo davanti. Anzi, potevamo anche essere lì. Da qui possiamo attivare una maschera di vediamo un po' se possiamo da qui no, no, volevo vedere se da qui era possibile, no, se... con la patch attiva, una patch temporanea, per questo si chiama work patch, che dopo scomparirà quando si salva, per esempio esporto adesso il modello come PDF, se non mi sbaglio questa patch scompare, devo fare la selezione un'altra volta o salvarla la patch. Andiamo nel layer come abbiamo fatto con l'altro, ok? Abbiamo già trasformato la selezione in un shape. Facciamo una maschera di vettori da questa selezione. Andiamo a vedere cosa è successo. Adesso qui possiamo molto bene esportare la figura. Salva come PDF. Salva, ok, ho chiuso tutte le finestrelle che si aprono, andiamo su Photoshop e diciamo vettore, importa, quel vettore è appena fatto, aspettate un attimino che qua si riorganizza, e boom, come magia, e si sono apparsi qui i vettori di quella quel pennello lì che aveva una sfumatura, cose varie, insomma. Dopodiché, tutto questo che abbiamo fatto può essere ripetuto ad infinito con tante cose, no? Apriamo nuovo, apriamolo, togliamo questo di qua, andiamo sui pennelli, no? Pennelli, prima selezioniamo i pennelli, dopo andiamo su. Cosa sono i pennelli? C'è un menu suo dove posso andare a prenderli, no? E sono andato a prendere alcuni. Qua ad esempio abbiamo tanti già che fanno parte del programma, no? Mettiamo Unsorted Brush. Qua, quando apriamo un set di pennelli, perché i pennelli hanno una terminazione AS, qualcosa del genere, adesso vediamo. I layers, stili, un'altra terminazione. I gradient, un'altra ancora. Ogni cosa va stipata dentro Photoshop nel suo posto, nella sua cartella giusta, no? Diciamo ok, sì, adesso ho detto mi metti tutti quelli che vuoi, anche queste delle maschere. Ah, non avevo ancora fatto il... non avevo fatto ancora è quello lì. Aperto i pennelli. Comunque, voglio prendere quelli che ci sono. Vai. Basic brushes. Riplaça o aggiungi? No, aggiungi. Vedi? Questi sono quelli che ci sono dentro il programma. Sono quelli di base. Dopo ci sono ancora quelli natural. Aggiungi perché se faccio ok, lui rimpiazza tutti questi pennelli che ho con questi che ho scelto. Invece io li voglio aggiungere per il momento. Dopo posso toglierli, no? Non è un problema. Vedi qua, ci sono mille per fare testure, effetti, insomma. Dopo ancora altri. E i pennelli che si scaricano, special effects. Natural Blues, Best Calligraphy, vai, questo qua magari si riesce a capire. Vedi, questi sono pennelli
settati perché tu venga qui e disegni con loro. No? Io prendo un pennello di questo qui, ad esempio, questo qui. Prendiamo, clicchiamo fuori e sto con il nero, vedi? E vengo qui e scrivo qualcosa. Sembra una lettera gotica, qualcosa. Vedi, il pennello è quella riga lì. Questo è molto utile per noi. È come quando siamo con ZBrush e cambiamo la dimensione del pennello, cose varie. Dai, questo è un set che c'era qua. Non so se qualcuno l'ha messo, insomma, che c'era per chi ci faciliti la ottenzione di tracciati, no? Ok, no? E sono pennelli che ti danno un movimento alla linea disegnata, uno spessore, un'angolazione, eccetera. Insomma, cioè, non so, non è questo che volevo far vedere, perché anche perché questo non sono capace di insegnare, ma insomma, come caricare un pennello era quello che volevo far vedere. Così come ci sono questi pennelli, ho trovato alcuni fatti da fotografie. Ok? Adesso vediamo un po' di capire come possiamo fare. Aspetta, clicco fuori, teniamolo buono questo pennello qui, un attimino lo facciamo scomparire, clicchiamo fuori e invertiamo i colori. Per riempire di una volta mode normal larking, multiply blue, non so, ah sì, ho questo adesso, va, no, nemmeno quello, no. Color non va bene, quelli sono per i normal. Vabbè, per non cambiare il pennello poteva prendere il pennello, mettelo uno grosso, va. Cambiamo i colori in nero e vedete, c'è un pennello fatto da una fotografia. Ho detto, ah, beh, ma anche io posso fare un pennello. Infatti ho preso una delle mie fotografie, delle mie maschere, delle mie fotografie, volevo dire maschere, lo diminuiamo. Ho messo una mia fotografia come pennello. Cioè, è una cosa che si può fare semplicemente aprendo una fotografia, selezionando un elemento o tutta la fotografia, se vogliamo. Cioè, facciamo una prova. Qui adesso abbiamo queste 5 pennellate, no? Vengo in Edit a trovare nel menu una voce che non si vede subito e io clicco sotto, fammi vedere tutti i menu e dico definisci un pennello. Vedi, pennello saranno tutte le maschere adesso e lo salvo con le dimensioni anche salvato. E adesso quando vado nei pennelli, a parte che appaccio già sotto il mouse, vengo e trovo il pennello qui. Posso salvare un gruppo di pennelli, insomma, c'è. Ok? Adesso facciamo una prova. Apriamo un altro livello. Togliamo questo di qui e clicchiamo la maschera. Qua in fondo trasparente adesso, no? Clicchiamo qui, diventa bianco. Meno dove erano le maschere. Sono zone che hanno ricevuto già una colorazione, no? Avevano dei pixel e come sapete
i pixel. Occupano uno spazio. E là abbiamo fatto il nostro pennello. Qualsiasi cosa che si trova qui può diventare un pennello. Questo vuol dire che dopo, se vogliamo fare delle selezioni, le selezioni avverranno solo in questi vettori, queste linee di contorno che stiamo vedendo, che è la maschera. L'immagine sfumata non si trasforma in vettore, volendo esportarla, no? In linguaggio vettoriale. Ok, questo è tutto. Shape, come importare la shape abbiamo visto, come importare i pennelli anche, no? E posso prenderli da qui o andare a prenderli. Load brushes, carica brushes. Da quelli che ho scaricato, questi sono quelli delle maschere che avevo trovato e mi era sembrato carino, però ho detto, ah, ma guarda qua, perché si vedono delle foglie, alberi e con sfumature, no? Non solo i colori piatti, tinta unita, ma anche la scala di grigi su alcuni. E così, scherzando, ho detto, ah, fammi cercare in Google come si fanno i pennelli e ho visto che bastava cliccare lì. Così, gioioso. Ma semplicina, togliamo questi pennelli davanti perché mi stanno bene. Ecco qua. Altra cosa, i shape vi avevo detto, anche da qui possiamo eventualmente fare quello che vogliamo. Insomma, come vi ho detto, le selezioni avverranno solo dove i pixel vorranno. Insomma, non è che, no? Non possiamo selezionare cose troppo diluite come colore. Deve essere tinta unita di preferenza per fare quello che vogliamo. E quello può avvenire su un'immagine, su qualsiasi cosa, insomma. Prendiamo, questi sono actions. Abbiamo una silhouette, questi sono già pennelli, sono silhouette, ma dico, cioè, magari trovate un mostruario di un vettore che avete solo la fotografia, lo importate dentro, Artcam, Photoshop, e fate dentro Photoshop, aumenti la qualità, fai tutto quello che faccio io e già puoi esportare come vettore senza dover portare in Artcam e fare un'altra volta il lavoro di creare i vettori. Vai. Gradient, ci sono alcuni bellissimi, io mi sono scaricato alcuni, dopo quando farò qualcosa magari mi serviranno, se mi ricorderò che esistono, no? Queste cose qui sono semplicissime da fare, sono livelli, gli effetti di livelli, no? Questo qui è una stupidata da fare. Questi sono gli sfondi, sono immagini, no? Più che altro. Scarico una solo per farvi vedere cosa c'è dentro. Salvo, dopo devo organizzare un po'. Avevo già, cioè, ho delle collezioni scaricate di pennelli per Photoshop, ma non. Non è un programma che uso, vedete qua, cioè, pat. Ah no, è proprio pat come pattern. Va applicato. Ah, adesso ho aperto lì. Vabbè, ma questo non si aprirà. C'è il JPEG. Ah, anche la terminazione pat, che è quello non lo sapevo, i pattern che si potevano gestire. Il pattern già non so dove usarli. Dentro. Non so che qui, quando si va, creiamo un altro livello, togliamo, riempiamolo con un altro colore, solo per cambiare un po', okay. E
quando abbiamo qualcosa, o una scritta, o vogliamo creare un bottone, che shape. Ok, shape. Adesso veniamo. È già una maschera? Sì, è già una maschera di vettore. Automaticamente si fa la maschera di vettore. Automaticamente dicevo, ecco qua, si fa sta maschera. E quando andiamo a cliccare dentro i livelli, abbiamo gli stili possibili di lavorazione con gli effetti di livello. Possiamo fare che abbia i contorni con volume, possiamo dargli opacità a tutto, al tutto, possiamo unire o disunire un po' i contorni, cambiare colori, là, là. Dopo il contorno anche possiamo darlo e anche applicare una testura. Ah, sì. Si possono scegliere gli style, vedi? Vado a cercare gli style che voglio. Okay. Dopo ci sono anche, posso dare uno spessore alla mia patch selezionando sopra. Posso dare lo spessore alla linea di contorno della patch, vedete? Questa è una linea attorno alla forma, al tracciato che avevamo. Okay? Dentro, fuori, posso andare dentro, no? Posso andare sopra il tracciato. No? E dopo ci sono mille maniere di come questo tracciato può essere incluso in questo lavoro, cambiare colore, eh? Cambiamo per rosso e facciamo la linea di fuori che è rossa, possiamo aumentarla di spessore poco poco se vogliamo, okay? E così via. Beh, questi sono effetti che non sono in grado di insegnarvi. Allora, cioè, qua dovete per forza vedere qualche tutorial, sono tanti, come alcuni vi ho indicato in inglese, ma in italiano si trovano anche, insomma, cioè, questo non è che faceva parte di questo video qui. Niente, cioè, non so se avete dubbi, scusate, non essere professionalmente preparato per farvi vedere come usare questi giochi. Vediamo un po' qua. Forme. Vediamo questo iniziamo un nuovo. No, Barbara, non voglio, non volevo proprio. File, facciamo un nuovo, togliamo tutto di mezzo. Questi sono gli effetti che abbiamo applicato ai livelli, no? Tutti quegli effetti. FX significa che siamo con tutti gli effetti lì. Adesso li cancello per aprire un nuovo lavoretto. E applicare un pennello. Applichiamo. Ah, ancora abbiamo, perché quando si spegne Photoshop lui torna, i pennelli tornano alla configurazione che avevano. Allora, questo pennello qui lo voglio senza spaziatura. Locked. Tolgo. Non voglio che sia dinamico né ripetuto, senza colori dinamici o altre cose, solo il pennello secco. Ok? E vengo qui e clicco. Okay? Questo è un pennello. Uno sfondo, insomma. Chiudiamo qui. Questo qui, allora, facciamo questo per ultimo, così capite bene cosa abbiamo fatto qui. Selezioniamo. Adesso abbiamo selezionato il colore bianco. No, qua, adesso, con un clic, ho fatto la selezione, la bacchetta magica
ma ci sono mille maniere di fare, anche con raffinatezza. Tolgo il catenaccio del livello, se no dopo non possiamo fare la maschera. Ci sono mille maniere di usare con molta precisione anche, ho visto, ma insomma, è fantastico. Non sapevo che si poteva fare, immaginavo, logico, cioè, mai preso in mano e usato. Qua abbiamo selezionato il bianco, non vogliamo creare un vettore del bianco, ma sì, del nero, no? Attorno al nero, diciamo. Vediamo nella selezione che abbiamo appena fatto e la invertiamo con l'inversione di questa selezione negli elementi che vogliamo, andiamo sul tracciato, diciamo, creami un tracciato, bomba, lui automaticamente ti fa il tracciato, creandoti una maschera. Ok? Da quel tracciato lì, avevamo lasciato il tracciato selezionato, no? Attivo. Veniamo in livelli, fa vedere tutte le opzioni, maschera di vettori del tracciato attivo e mi si crea una maschera di vettori automaticamente. Ecco, togliamo il riempimento per farvi vedere i vettori. Ecco, questi sono i vettori creati e questi che abbiamo esportato già noi due volte, salva come PDF, EPS non funziona, Arca non li apre, allora salviamo in PDF, facciamo 13, ok, non puoi, ah sì, puoi andare, vai tranquillo. Qui adesso togliamo visibilità a questi livelli che avevamo già importato prima, portiamo, scegliamo, aspettando che si faccia visibile questo qui. No, che è successo? Non ho scelto il giusto. Importa, no, non può essere perché 12 non c'entrava nulla. No, non avevano le 12. Era una prova. Allora, ho creato la maschera. Ah, devo attivarla. Vabbè. Oh, l'ho attivata. E selezionata. Anche qui. Ah, questo è aperto, ho capito. Ah, non può salvarmi con lo stesso nome perché io ho infatti aperto quel documento qui, dice lui. Allora salviamo con un altro nome, no? Che ci vuole? 14. 113. Così impari a rompere i cosiddetti degli altri. Ah, folculetto. Ah, là. Ah, oh, io pensavo che avevo fatto tutto sbagliato già. Mannaggia. 113, eccolo a voi. Ara. Seleziona, ingrandisci, eccoli qua. Ungroup all. Vettori. Possiamo selezionarli, editarli e fare quello che vogliamo. Ok? Basta. Dopo se avete altri dubbi e io sarò capace, sì, credo che sarò. So più cose di quante non sono riuscito a dirlo con questo italiano da schifo e con mi impampano un po'. Ma per qualche dubbio che avete, sono capace di, scrivendo, pensandoci un attimino, rispondere qua a video così. Non sono molto bravo, anche perché tutte le volte che apro bocca mi ricordo di delle persone che capiscono del programma e che fanno lezioni vere, allora. Mi rido, mi dirido un po' con me stesso da quello che vi insegno. Va bene. Ciao ciao.